trovare risorse sufficienti per politiche familiari in grado di affrontare l'attuale inverno demografico è la sfida per far sì che il momento che stiamo vivendo possa rappresentare una vera e propria rigenerazione per il nostro continente. E anche l'appello che abbiamo lanciato all'inizio della scorsa estate è a tutti i membri del Consiglio europeo ed è l'appello che abbiamo portato all'ultimo Economic Forum a Karpaz, che ha ottenuto il sostegno anche del ministro della famiglia polacco Marlena Maląg. Non c'è dubbio, se le famiglie, le reti familiari che rappresentano il fondamento delle nostre comunità continuano a svolgere i propri compiti, assumendosi le proprie responsabilità, il futuro prossimo nella sua complessità verrà vissuto senza perdere la speranza. Nel periodo della pandemia, non abbiamo mai smesso di raccontare, la vita delle famiglie, la capacità delle famiglie di essere in prima linea nella gestione, quotidiana delle nuove sfide, partendo dall'educazione a casa, oppure la cura delle persone fragili. La famiglia rappresenta il pilastro di ogni persona. Sappiamo, perché lo abbiamo visto, guardando e ascoltando le esperienze delle varie persone, che chi ha vissuto in solitudine perché non era lontano dalla propria famiglia o non aveva una famiglia, ha sofferto maggiormente. Ed allora, se è vero che la creazione, la costruzione di reti infrastrutturali rappresenta giustamente un investimento, allo stesso modo, perché non considerare un investimento anche la creazione di famiglie o di reti fa di famiglie, soprattutto in questo periodo di inverno demografico? Guardate, è lì che è la chiave per uscire dall'attuale crisi. Non si esce dalla crisi semplicemente con una ripresa economica. Abbiamo bisogno di una rigenerazione dei sistemi economici e quindi di uno sviluppo sostenibile. Senza figli non c'è futuro, ma sappiamo anche che i figli ci sono se c'è famiglia.